Ci troviamo a Neive, nella casa del grappaiolo L'Angelico, Romano Levi, che è morto un anno fa, il 1° maggio del 2008. E noi abbiamo questo difficilissimo compito, anche se piacevolissimo, così di portare un po' avanti quello che era il suo scopo di vivere, cioè distillare. E distillare, perché Romano Levi è sempre stato considerato, e lui stesso si considerava, prima di tutto, un grappaiolo. Quando gli veniva chiesto: Romano, sei più poeta, più pittore, più artista? Lui diceva: no, io faccio grappa. E questa è la sua residenza, questa è la distilleria, si trova in Neive, Piemonte, da dove Romano Levi dal 1925, prima i genitori, il papà, poi dal 1945, quando rimase orfano sia di padre che di madre, lui e la sorella continuarono la distillazione. Attualmente noi cerchiamo di mantenere tutto quello che era il modo di distillare di Romano, i suoi operai, che lui chiamava ignari, come si definiva egli stesso, se stesso ignaro, continuano e continuiamo a distillare la grappa nel modo più antico e più naturale possibile, affinché sia il circolo della vita, della vita, ma in particolare della vite, sia chiuso. Si parte dall'uva, si passa la grappa, si arriva alla cenere, la cenere torna ai campi, e dai campi si torna alla vite, dalla vite all'uva, eccetera, eccetera, questo circolo vizioso, che però è stupendo e meraviglioso. Il prodotto che si ottiene è un prodotto estremamente naturale, è vera grappa. Gli ignari ci introdurranno e ci faranno vedere tutta la successione della lavorazione dalla vinaccia, arrivare al distillato, arrivare alla filtrazione, arrivare addirittura alla vendita e all'applicazione delle etichette. Questo silos è 7 metri, di dove siamo adesso in giù ci sono ancora 2 metri e mezzo più o meno, ancora 2 metri e mezzo di roba. E poi il silos, noi mettiamo la vinaccia, non ve l'ho detto, mettiamo la vinaccia tutte le sere fino a quando il silos è pieno, mettiamo che nel giro di un mese lo riempiamo, o 25 giorni, quando il silos è pieno, sempre facendo quelle solite cose che ho detto, schiacciando la vinaccia con i piedi, quando è pieno facciamo un cucuzzolo di vinaccia sopra il silos, poi mettiamo un telo di nylon e sopra il nylon carichiamo 50 quintali di sabbia, in maniera che lei giorno per giorno pressa sempre di più, sia il peso medesimo della vinaccia e sia il peso della sabbia. Infatti adesso per prenderla bisogna spaccarla con il forcone, così rimane ben compatta, non prende aria e rimane fresca. Adesso di questa vinaccia ne facciamo un mucchio e poi faremo i sacchi per poter caricare la caldaia. Facciamo 3 giri. Per caricare la caldaia ci vogliono 10 sacchi. Poi dipende dalla vinaccia, delle volte ne carichiamo 9, delle volte 10. Dipende dalla vinaccia com'è, perché c'è il rischio che aumenti. Ancora un giro così e siamo pronti per fare i sacchi, poi dovrebbero essercene 10. E sarebbero circa caricati in caldaia 450 kg, 470, di cui da questi chilogrammi ricaveremo 22-23 litri di grappa. Questa è vinaccia di Barbaresco, cambia il colore, forse Barbera è più scura, invece questa è più sul violetto. Questi bastoncini qua sono molto utili, sono due pezzi di un manico di una scopa rotto, noi l'abbiamo tagliato e lo usiamo a infilzare il sacco, perché se non ci fossero questi il sacco sta stretto, la tribuleresti
a mettere la vinaccia dentro. Invece con questo serve da divaricatore e riusciamo a lavorare meglio. Allora, la scelta delle vinacce, praticamente sono tutti, la maggior parte dei produttori della zona, delle colline qui intorno, Barbaresco, Neive, tutte quelle parti, e ci portano, sembra andato così, che ci portavano una piccola quantità di vinacce, anche i piccoli contadini. Poi noi, per scegliere le vinacce, li vediamo solo dall'aspetto che hanno, per se vanno bene oppure no. Dal profumo e soprattutto come vengono tolte dalla pressa, devono portarsele subito, non si devono né scaldare e né prendere aria. Praticamente possono, se uno non può portarle subito, può lasciarle nella pressa e portarcele il giorno dopo, però non si può magari togliere dalla pressa, mettere la rinfusa e poi portarcele il giorno dopo, perché loro si scaldano e poi ci rovinano anche le altre. A noi Romano ce l'ha insegnato che, e questo è importante, ho il piacere di dirlo, che se arrivava un carico di 50 quintali di vinacce che non ci piaceva, allora avevamo l'ordine di dirglielo con belle maniere e dirgli che non ci servivano noi quelle. O altrimenti se arrivava un piccolo produttore, senza offendere nessuno, magari che aveva 5-6 quintali di roba, e a noi la vinaccia non ci piaceva, noi avevamo l'ordine di pagare la vinaccia e salutare il cliente, poi prima di metterla insieme all'altra, aspettare che andasse via e se non ci piaceva, dopo avergliela pagata per non offendere il cliente, di buttarla. Questo è il rispetto che aveva Romano per la gente. Quindi tutta la vinaccia che va a finire in quel silos è tutta vinaccia ad hoc. Super. Poi potete vederla anche qui. Non potete sentire il profumo, ma potete vederla. Però. Per prima cosa si mette l'acqua. I litri d'acqua non lo sappiamo quanti ce ne vanno, però sappiamo il livello giusto. L'acqua che viene messa nella caldaia è già calda perché recuperiamo quella della condensa. Quindi la cottura di oggi sarà più avvantaggiata perché essendoci l'acqua calda lei andrà in ebollizione prima. Ok, questo è l'ultimo sacco. Adesso l'allargo bene e poi gli metto l'acqua. L'acqua che superi la vinaccia di 3 dita, in maniera che lei possa bollire bene. Ecco qua. Questa vinaccia qua l'abbiamo caricata un po' di meno perché essendo fine lei aumenta. Fosse più grossolana se ne carica di più perché non aumenta. Aumentando c'è il rischio che poi vada a tappare qualche tubo e scoppi tutto. L'acqua è quella potabile, normale, poi bollendo con la vinaccia poi nel colore della vinaccia diventa rossa. È distillata, lo diventa da solo perché bollendo diventa acqua distillata. La quantità d'acqua è a posto. Chiudiamo il coperchio. La cotta è pronta per essere distillata. Queste sono le vinacce dell'anno scorso. Praticamente noi abbiamo fatto la grappa, poi quando è esausta la scarichiamo nella pressa, la pressiamo e dopo un anno lei diventa secca, pronta per il combustibile che adesso alimenterò.
con 4-5 pezzi riusciamo a fare una cottura, e da una cottura se ne ricavano 8. Adesso la palla che sto prendendo adesso, questa palla è sempre stata usata per pulire all'esterno del forno ed è sempre stata appoggiata qua. Sarà dal 1930 al 1925 che viene appoggiata sempre nella stessa maniera. Infatti avevo anche fatto il buco, ho fatto l'incanalatura lì. La brace viene messa d'estate, viene messa qua di lato, invece d'inverno viene messa dove c'è quella serpentina. C'è una vaschetta d'acqua, la serpentina scalda la vaschetta, poi c'è un tubo che va a finire nella camera dove noi attacchiamo le etichette. Quindi riusciamo a scaldare la camera di là. E anche questo è sempre stato usato per togliere la brace. Questo è quello che è rimasto dal 1925 a oggi. E anche in questa camera non è mai stato toccato niente, noi non abbiamo mai pulito. Le ragnatele che sono cadute da sole, noi non le abbiamo mai toccate. Adesso 3 minuti si accenderà il fuoco e ti faccio vedere. Ho acceso l'acqua perché qua dentro c'è una serpentina di acqua fredda e lei si scalda velocemente, quindi bisogna aprire un filo d'acqua così lei continua sempre, quella calda va via e quella fredda rimane sempre dentro, così lei continua a condensarsi. Adesso è sempre 80 gradi e fra un'ora e mezza, due, comincerà a salire, fino a quando arriverà a 50 che noi poi chiudiamo, 50-55. Lei si prende, la grappa si prende da 80 fino a 50-55, si potrebbe prendere fino a 30 gradi, ma poi c'è il rischio che vada a finire dal rame nella grappa. Allora noi per essere sicuri la facciamo andare indietro, così poi la facciamo ripassare e siamo tranquilli. Si prende solo il cuore del vapore, sarebbe il cuore della grappa. Da questo tubo so quando è ora di scartare la testa. Praticamente quando va in ebollizione si scalda questo tubo qua. Poi si bisogna mettersi con l'orecchio vicino a questo barilotto e quando si sente gocciolare si comincia a chiudere il nostro acceleratore. Praticamente questo sarebbe per chiudere il fuoco. Si deve scartare per 2-3 minuti, noi la scartiamo dai 7 agli 8 per essere più sicuri. Una volta scartata non si fa più andare indietro, perché adesso non sta andando in barrique, sta andando indietro. Una volta scartata quel periodo lì, la facciamo scendere, la facciamo andare in barrique. Beh, poi per scartare i veleni non abbiamo nessun manometro, nessun misuratore di pressione. Si scarta con l'orecchio e il palmo delle mani. Adesso è arrivato il momento di scaricare la vinaccia che abbiamo distillato questa mattina. Adesso vedrete. Ci vuole un attimino perché bisogna prima farla sfiatare, perché lei è in pressione. Ok, adesso vado a chiudere la valvola del fuoco di là. Chiudiamo che non prenda aria, così lui sta lì attutito il fuoco. Adesso il coperchio bisogna toglierlo lentamente perché lui deve sfiatare, perché lei è in pressione al massimo ed è anche pericoloso. Adesso prima di aprire farò scendere prima un po' di acqua, altrimenti con il peso medesimo che ha acqua e vinaccia salterebbe fuori dalla pressa. Quest'acqua è bollentissima, quindi bisogna fare attenzione. Adesso si mettono 2 mezzaluni d'acciaio, così ci permettono di fare 4 panni sotto e 4 panni sopra. Adesso stiamo lavando la caldaia, prima così e poi viene messa una gomma dentro il duomo e il labirinto per lavare il procedimento, quindi se c'è qualche residuo di rame lui scende e viene buttato via.
mettiamo la gomma, laviamo bene il procedimento, poi uscirà l'acqua pulita perché la caldaia deve essere deve luccicare. Ok, la caldaia è pulita, adesso chiudiamo lo blò e poi si metterà l'acqua. Caricare la pressa. Adesso questa vinaccia viene pressata per 5 ore e poi sarà pronta per fare i cubetti come quelli che avete visto prima. Il prossimo anno sarà pronta per il combustibile. E questa è la vinaccia che abbiamo distillato ieri, è stata pressata e adesso la tagliamo per poi metterla nel mucchio e farla seccare per il prossimo anno. Mettiamo sopra, vengono incastrate bene una con l'altra e poi, finita la distillazione, non si toccano più fino al prossimo anno. Aspetta. Scusa. Adesso carichiamo i panni secchi, quelli che ci servono per alimentare la cottura di oggi. Facciamo lo stesso procedimento che abbiamo fatto prima. Carichiamo la vinaccia e poi alimentiamo con la vinaccia secca dell'anno scorso.